Bentornati a colazione con i guadi. Oggi abbiamo un 3 a 3, giusto? Sì. Su quelli che sono gli oggetti più strani venduti finora su internet, diciamo, articoli particolari o situazioni particolari anche, ma ci arriveremo. Come vedremo, esatto. Parto io? Parta lei. Parto io con... Ah, su questa cosa c'è poco da dire, credo che ormai la conosciate anche tutti, per quello probabilmente c'è... È anche un po' datata per quello, però è uno di quegli articoli che io non pensavo che potesse avere così tanto successo. L'Umarell da scrivania. Arriverà anche un episodio sull'Umarell. Ecco, prima andiamo a fare un documentario. Esatto, no, ci sono state delle scoperte sconvolgenti che vogliamo rivelare. Prego, io ho già detto quello che dovevo dire. Basta, niente dati, niente... Assolutamente no, semplicemente era partito come uno scherzo e all'improvviso hanno detto che, non mi ricordo nemmeno il nome della ditta che lo diceva, semplicemente si sono ritrovati con una vendita superiore al 100%, nel senso che hanno detto no, non sapevano se sarebbero stati in grado di rifornire tutti gli ordini. Quindi incredibile. Ah, io parto con Justin Bieber. Che ha venduto da Ellen DeGeneres, non so come si dice, tipo, presente Oprah? Sì, no, okay, ho capito, quella, sì, ho capito chi è. Fa la stessa cosa, stessa forma, sì. Però è bianca. È l'unica differenza fra le due. Non lo so, non li guardo. Hanno lo stesso tipo di forma. Ok. Si è tagliato una ciocca e l'hanno venduta all'asta per 40.668 dollari. Che sarebbe abbastanza orribile, però almeno li hanno devoluti in beneficenza. Sì, no? Almeno. Quindi almeno. No, quindi diciamo da un gesto orribile. Ma chi è che li ha comprati? Ecco, questa è la domanda. È voluto rimanere anonimo. Per il mio secondo parlo di Gary Dahl, ovvero l'inventore del pet rock, il cucciolo roccia. Negli anni 70 questo... Non ti mente con la DC o partirò? No, decisamente no. No, semplicemente negli anni 70 questo, direi che avesse un afferramento o qualcosa del genere, quindi non so bene come definirlo. Comunque, questo negoziante decise di iniziare a vendere questi sassi, perché erano effettivamente sassi, dentro delle scatole di cartone bucherellate come quelle che ti danno quando compri un criceto, tipo un altro animaletto. Ok. E ha funzionato. Ed è diventato ricco vendendo sassi. Ma non è di caso anche solamente da quello che ho letto... Diciamo il successo. Che si sente sola, no? No, più che altro anche magari come regalo scherzo, simili per Natale. Ah, ok, regalo burla. Solo che un regalo burla, due regali burla, 50 regali burla. Un milione di regali burla. Sono soldi. Sì, ma sono anche sassi, cioè. Ma tu non è che ne devi comprare 2000, tu te ne compri uno, però 3000 sì, persone si comprano un sasso. Scendi, vai nel giardino, prendi un sasso e lo metti in una scatoletta. Sì, ma non è la stessa cosa, perché lì c'era la scatola, tutte le cose per tipo tenerci dietro col suo giaciglio, credo che ci fosse anche il collare, c'era il manuale di istruzioni. Ah, ok. Secondo me è cosa detto, qui c'è la roccia. Esatto. Andiamo avanti. No, la prossima, rimaniamo in tema di animali, di pet. Ok. A questo punto. Ed è praticamente un'armatura con elmo, usata però... per porcellino d'India. Ok. E niente, c'è qualcuno che uno si è messo lì a costruire un'armatura per porcellino d'India, di taglia media, meglio larga. Due, c'è uno che l'ha comprata e poi l'ha anche rivenduta. Anche questo qui è finito in beneficenza, l'associazione per i porcellini d'India, che servono per riabilitare i porcellini d'India che vengono abbandonati una volta comprati, che vengono riportati nel negozio. Ma sto immaginando un quadro molto triste nella mia testa, sicuramente più di quello che è in realtà, ma va bene, cioè, ok. Ma secondo me non è che ce n'era bisogno, comunque va bene. È evidente, porcellini loro, quindi affari loro. Farà 1500 dollari. Ma la faccia? Un'armatura da porcellino d'India, ma questo è il porcellino indossato, cioè è pesante anche per quello. No, c'ha l'alluminio, quello che
Ok, vabbè. Va bene, ok, ok, ok. È spagnola! Magari essendo... La carta da forno! Non lo so, però magari essendo un pezzo unico c'è stato... È più il valore dello studio che c'è stato dietro. E allora un'armatura, c'è la foto comunque. Va bene, ok. Il terzo è Finders Keepers. Cioè, è preso da Finders Keepers, che è un documentario su Netflix, praticamente riguarda... Diciamo un come si può dire? No. Un problema sorto tra due persone. Una diatriba. Sì, esatto, esattamente. È che non so proprio come mettertelo giù perché... Allora, metti caso. Hanno fatto a pugni. No. Uno ha venduto una cosa ma l'altro non la voleva vendere. Quasi. Allora, praticamente cosa è successo? I nomi sono... Ah sì sì, puoi comprarlo. No, però non è vero. Doveva essere John Wood e Shannon... Non mi ricordo il cognome, comunque. Comunque il primo è andato a quest'asta praticamente di, è presente quando aprono i magazzini, quelli chiusi da tempo, sì. Ah, ok, tipo asta pubblica. Sì, quello. Esattamente. Cioè. E tra queste cose c'era anche un barbecue, lui l'ha comprato, di quelli ovviamente chiusi, così, tipo homemade. Ha comprato. Cioè, tipo homemade. No, nel senso di quelli, cioè. Cioè tipo quelli americano. Sì, esatto. Quindi però affumicato. Esattamente, tipo un barbecue affumicatorio, tipo adesso, non affumicatore. So, affumicatore, vabbè. Affumicatore. Ci siamo capiti. Cioè, non mi piace, so, scusate. Vabbè, comunque. Il fatto è che una volta arrivata a casa l'ha aperto e ci ha trovato dentro una gamba umana. Ed è qui. Una gamba umana mummificata. Okay. E infatti è venuto fuori che questa qui, dopo averla fatta analizzare tutto il resto, apparteneva al secondo e che la voleva indietro. Come apparteneva? Cioè era la sua gamba? Era la gamba di dell'altro tipo, di Shannon. Ma come era la gamba? Cioè lui si è tagliato una gamba? No, allora l'aveva persa praticamente in un incidente. E l'ha mummificata? E dopo l'ha tipo presa dall'ospedale, l'ha mummificata. E l'aveva la... però non mi ricordo adesso di prigione anche perché non mi voglio raccontare tutta la storia. È finita dentro questo barbecue, ovviamente lui sì, è andato via. Ma la domanda è, ma che cazzo fai? Ma, cioè, prendi la gamba e la mummifichi. Cioè, la tua stessa gamba e la mummifichi. Evidentemente, sì. Ah, non so se vuoi una basciù particolare. E poi ne sentivi la mancanza, magari. Dovevamo chiudere con questa, la mia prossima non è assolutamente allo stesso livello. E invece? No, invece no, basta, non so di più. Dai, dilla l'ultima. La città Prata Riccia. Prata Riccia. Ad Arezzo. Ok. Toscana. Ok. Italia. Europa, terra. Praticamente hanno. C'era questo paesino, praticamente la città, il classico paesino che si sta spopolando. Ok. E una cinquantina di abitanti, tipo, volevano vendere case così. E alla fine un'agenzia immobiliare fa. A posto, ci pensiamo noi! Ha messo l'annuncio su eBay. Ok. 2,5 milioni. Erano tipo 5.000 metri quadrati. Avevi tutto il paese? Tutto! Terreno stabile, cioè puoi scegliere o una bogattiscione o un paese. Sinceramente le due forse prendo il paese. Sì, perché dici, non capita tutti i giorni. Qui dove siamo? A casa mia. Che scusi, ma dove siamo qua? Veramente siete in quello è il mio comune! Siete in divieto d'accesso. Come siete in divieto d'accesso? Questo è il mio comune, questo è il mio paese. Tutti i contravvettori saranno puniti con una multa di 10.000 euro. Ma non c'è scritto nessuna legge, tipo vige la mia legge. La mia legge. Ecco, posso. E chi l'ha comprato a proposito? Non so se l'hanno comprato o no, se è rimasto così. Ci ho provato un po' a indagare, ma non si capiva se... Anche perché l'annuncio è stato tolto. Per fortuna. Ci sono delle rimanenze così, però non si è capito se qualcuno l'ha effettivamente comprato. Magari che lo so, magari lo Stato... Beh, ci dobbiamo, andiamo a vedere e poi dopo lo scopriamo. Andremo a fare un sopralluogo. Non è che così... No, infatti. E incappiamo nei 10.000 euro di multa perché c'era uno che l'aveva comprato e aveva messo la...
Yeah, finché non ci sparano addosso tutto bene. Potrebbe andare, potrebbe sempre andare peggio. Forse. Può sempre andare peggio. Comunque, queste erano le nostre... Stavo per dire tre, invece sono tre, quindi sei, i nostri sei articoli più strani trovati in vendita su internet o non su internet. Strani direi che dire poco! Una gamba. Ok, la mia era trabocchetto, però come ha detto il suo avvocato, è come quando compri un mobile, tipo, quello che c'è dentro i cassetti è tuo. E quindi quello che c'è dentro il barbecue è suo. Sì, però anche lei, scusa, poteva ridargli le cose, se ne fa della gamba del tipo. Vatti a vedere il documentario allora, così. Ok, fatela anche voi perché è carino. Netflix, devi pagarci. Comunque, l'episodio finisce qua, per quello commentate se avete altre idee o cose particolari. Avete visto cose strane per quello. Cioè, avete venduto cose strane. Esatto. E ce ne sono parecchi, solamente che era tipo anche la carne di unicorno, non so che cosa per unicorni, tipo il corno dell'unicorno per la i gatti. La carne di unicorno si va verso il ramo di Vanna Marchi. Sì, no, che poi dentro c'è un pupazzetto tipo. Cioè, o le ma una truffa, ma va! Oppure le mutande da mani c'erano anche, l'ho visto, che erano guanti poi. Comunque, niente, l'episodio finisce qua, noi ci vediamo al prossimo episodio.